Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo oggi di un'altra bella novità di KTM. Dopo il video di ieri, quello sulla Duke 890R, una moto fantastica, una naked media, parliamo oggi della sorella maggiore, la nuova 1290 Super Duke 2020, soprannominata, sapete, la bestia. Per fortuna la moto è arrivata, vi ricordo che ve ne ho parlato diverse volte in questi ultimi mesi, da quando l'hanno beccata a girare in strada, mi sembra in Spagna, in una fase di test, appunto. E effettivamente, ragazzi, la moto KTM l'ha portata. Lo stesso non si può dire delle nuove 5 moto, quelle col motore bicilindrico 490, che sarebbero dovute di fatto essere la nuova fascia delle patenti A2. Di fatto, ragazzi, quelle moto non sono arrivate e penso che arriveranno o nel corso dell'anno, nel 2020, oppure direttamente all'ECMA 2020. Detto questo, parliamo di questa bella KTM, di questa bella Super Duke. In questo video farò diversi riferimenti alle sue concorrenti dirette, che sono la nuova ZH2 della Kawasaki e la nuova Street Fighter V4 della Ducati. Di fatto all'ECMA, secondo me, questa KTM è passata un po' in secondo piano, per via, penso, della scheda tecnica che di fatto a prima vista sembrerebbe inferiore rispetto alle concorrenti Ducati e Kawasaki, soprattutto in termini di potenza. Se uno si ferma e guarda solo la potenza, effettivamente sembrerebbe che la moto è nettamente inferiore rispetto alle concorrenti. Ma ragazzi, c'è un dato molto interessante del quale però tenere conto. Comunque, andando con ordine, qui di fianco vi lascio le foto della moto, che di fatto è sempre molto bella, cioè KTM, il design fa sempre delle belle moto. So che comunque non piacciono a tutti, perché fa sempre delle carenature molto appuntite. Però di fatto, ragazzi, a me piacciono perché sono moto proprio belle e cattive, anche solo da vedere e poi anche da guidare. La colorazione di questa moto saranno due: arriverà in colorazione nera misto arancione e blu misto arancione. Tra le due mi piace di più quella blu misto arancione, anche se avrei preferito che mischiassero magari anche un po' di bianco, magari facendo un blu bianco arancione. Però, ragazzi, tra le due mi piace blu arancione. Una cosa particolare, se guardate la carenatura sul davanti, c'è una specie di, diciamo, di elettrodinamica, che diciamo che è un effetto voluto in fase di costruzione della carena, che di fatto va a generare, se non ho capito male, un carico aerodinamico. Quindi di fatto non è una elettrodinamica classica fissa come quella montata sulla Street Fighter V4, però di fatto riesce comunque a generare del carico aerodinamico, un po' come sull'Aprilia. Quindi questa è una cosa interessante nel design di questa moto. Per il resto, parlando invece di motore, arrivando un po' al succo, parliamo di numeri. Abbiamo ovviamente un motore bicilindrico 1301 cc di cilindrata con una potenza massima di 180 cavalli. E quindi, ragazzi, se uno si fermasse solo qui, solo in termini di potenza, effettivamente, ragazzi, la moto è nettamente inferiore di potenza rispetto alle concorrenti, perché la Street Fighter V4, sapete, ha 208 cavalli, la Kawasaki ZH2 ha un motore sovralimentato da 200 cavalli, quindi parliamo di 20 cavalli in meno sulla Kawasaki, 28 cavalli in meno sulla Ducati. Però, ragazzi, c'è un dato del quale in tanti non tengono conto, ovvero la coppia. Questa moto ha una coppia massima, la KTM, semplicemente pazzesca, perché parliamo di 140 Nm di coppia massima. Paragonandoli adesso alle concorrenti, la Kawasaki con la ZH2, nonostante i 200 cavalli e il motore sovralimentato, si ferma a 137 Nm di coppia massima, quindi 3 Nm di coppia in meno. La Street Fighter, nonostante i 208 cavalli, quindi 28 cavalli in più della KTM, si ferma alla coppia massima a 123, quindi ragazzi, diversi Nm in meno rispetto alla KTM. Tra le due, tra avere coppia e avere potenza, io vi dico, per un utilizzo stradale dove serve avere un motore bello grintoso, tanta ripresa, magari anche quando si fanno i sorpassi, o quando magari si va in salita o nei misti stretti, io preferisco avere una moto effettivamente con più coppia. E quindi, ragazzi, questa è una cosa interessante che di fatto si ripropone, perché se vi ricordate dal video di ieri, anche la 890R, la Duke, ha meno cavalli rispetto alla Kawasaki ZZ900, però di fatto la coppia è identica alla Z900. Quindi anche in questo caso abbiamo meno cavalli sulle concorrenti, però di fatto una coppia, in questo caso addirittura maggiore. Quindi, ragazzi, di fatto bisognerebbe capire tra una Street Fighter V4 e una KTM Duke quale delle due è più efficace. Penso che varia la cosa da circuito a circuito, la lunghezza ovviamente, e soprattutto varia anche dal pilota. E per capire quale delle due è migliore, penso bisognerebbe
portarla semplicemente in pista, vedere i tempi, soprattutto a parità di pilota, perché ragazzi è vero che la Ducati ha meno copia, però è anche vero che ha anche meno peso. Discorso peso, ci arriviamo adesso, la moto pesa 189 kg a secco, quindi rispetto al modello dell'anno scorso perde ben 6 kg, hanno fatto un lavoro simile di alleggerimento che hanno fatto sull'890 e arriviamo quindi, dicevo, a 189 kg a secco. Il peso invece è una via di mezzo tra la Kawasaki e tra la Ducati, perché di fatto la Kawasaki pesa in ordine di marcia 240 kg, che più o meno a secco sono 200-210, mentre la Ducati pesa a secco 278 kg, che è un risultato pazzesco, cioè è una moto veramente leggerissima. Parlando invece di elettronica, la moto monta una piattaforma inerziale a 6 assi con sensore di piega e poi abbiamo 3 riding mode e ovviamente anche l'ABS, se non ho capito male c'è anche il traction control. Strumentazione ovviamente sempre TFT con lo schermo grosso che vedete qui di fianco, che a me piace tanto sulle KTM. Disponibilità, se non ho capito male, si parla di gennaio 2020 in due colorazioni, l'ho detto prima, c'è la nero arancione e c'è la blu arancione. E adesso parliamo, ragazzi, di prezzi. Questa moto effettivamente costa, perché ovviamente ha anche una componentistica al top, mi dimenticavo, sospensioni VP Apex e impianto frenante Brembo Stilema come sulla ZH2 e come sulla Street Fighter V4, quindi di fatto il top di gamma dell'impianto frenante della Brembo. Dicevo, quindi il costo è alto, componentistica al top, va a costare questa moto quasi, anzi direi quanto le concorrenti, perché va a costare 18.600 euro circa, un po' più della Kawasaki e un po' di meno rispetto alla Ducati, un po' di mezzo. La Kawasaki, vi ricordo, costa 18.000 euro, la ZH2, mentre la Street Fighter V4 costa 20.000 euro. E quindi, ragazzi, dicevo, è un po' di mezzo. Se dovessimo fare un giochino e dovessi dirvi io quale sceglierei, avessi un budget di 20.000 euro e dovessi scegliermi una Super Naked, quale di queste tre prendere? Per quanto riguarda me, io escluderei la ZH2, perché di fatto è una moto con una filosofia differente rispetto alla Street Fighter V4 oppure alla KTM, perché è una moto più pesante, è una moto che punta tutto sul motore sovralimentato e quindi, ragazzi, è una moto più adatta secondo me a farsi le drag race oppure per andare a farsi gli spari magari con le macchine, con le supercar. La vedo una moto meno efficace nel misto stretto, a me piace molto guidare nel misto stretto e quindi la vedo meno indicata. La Kawasaki, vi sapete, pesa di più anche perché è molto un compressore centrifugo per sovralimentare il motore. Se invece parliamo dello scontro tra Street Fighter V4 e tra KTM, penso che tra le due prenderei però effettivamente la Ducati, quindi spenderei quei 1.500 euro in più, perché effettivamente la Street Fighter V4 è molto bella da vedere a livello estetico, mi piace il sistema di aerodinamica, quindi c'è proprio un lavoro dietro di aerodinamica con la configurazione a biplano. E poi è vero che ha coppie in meno, diverse coppie in meno, newton metri di coppie in meno rispetto alla KTM, però è anche vero che ha sì anche più cavalli, 28, però pesa anche meno. Quindi secondo me questa combinazione peso minore e cavalli in più potrebbe sopperire al fatto di avere questa coppia in meno. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, quale magari tra queste tre moto comprereste, poi magari se vogliamo metterci anche la brutale 1000 RR che però costa di più, fatemi sapere magari quale di queste Super Naked magari andreste a comprare in termini di potenza, in termini di peso, in termini di prezzo. Questo qua, ragazzi, all'ECMA è stato un po' l'anno delle Super Naked, sono arrivate diverse, sono tutte però effettivamente molto interessanti, molto belle e molto interessanti. Quindi ragazzi, lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, il DN del Packer Ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! We'll be right back.